main influence that the United States had throughout the decades in Afghanistan is that they always relied and had close ties to the most misogynist fascist religious leaders. In that sense, we have a very a strong fundamentalist parties in Afghanistan. In pratica, gli Stati Uniti non hanno fatto altro che in questi 15 anni da quando sono presenti, che non ha fatto altro che supportare e rafforzare i fondamentalisti. Per cui questi fondamentalisti sono totalmente aiutati e quindi diciamo che tengono il paese e tengono i diritti delle donne controllati. And it's very obvious that not only in Afghanistan, in many countries around the world where fundamentalism and terrorism have been introduced, have been nurtured, have been supported, the ties goes back to CIA. E non solo in Afghanistan, ma in tutti i paesi in cui il fondamentalismo è alimentato, diciamo sì, si verifica la stessa situazione. Now in the last 3-4 decades of involvement of the United States, we have seen that, for example, not only discrimination against women, but religious differences or ethnic differences are becoming deeper and deeper. In queste ultime 3-4 decadi vediamo che non solo i diritti delle donne sono non sono cambiati, ma sono stati alimentati e fomentati anche le differenze etniche, le differenze di religione. So though they entered Afghanistan in the name of fighting against terrorism and women's rights and democracy, but actually they supported and give arms and financial support to the fundamentalist leaders in different forms. 15 years ago we didn't have ISIS, and now we have a strong presence of ISIS groups in northern parts and in the western parts of our country. We have much stronger terrorist networks supported by Taliban, or different forms of Taliban, different forms of fundamentalism that we had in 2000. Per esempio, in questi ultimi 15 anni, diciamo, il fondamentalismo è andato aumentando. E se noi torniamo a 2000, prima che arrivassero appunto gli USA, non avevamo tutte queste forme di gruppi, mentre adesso abbiamo l'ISIS, abbiamo i talebani, abbiamo altri gruppi con differenti nomi, e quindi diciamo che la loro presenza non fa altro che rafforzare questi leader del fondamentalismo. It's very clear that wherever, in any country that the United States is interested, it's not for improvement or betterment of these nations, but for their own economic and strategic benefits. E sappiamo che tutti i paesi che creano interesse agli Stati Uniti non creano interesse per il miglioramento della situazione del paese, ma è solo un interesse economico